Non sono d'accordo con le motivazioni, perché penso che ci siano più problemi a livello regionale che nazionale, quindi non essendo d'accordo non ho aderito. Non serve adesso fare show. Riesce a metà lo sciopero indetto questa mattina dai sindacati di base in Campania. Secondo i dati diffusi dall'azienda napoletana di mobilità, in media solo il 30% delle corse di bus, filobus e tram sarebbe stato soppresso. All'aeroporto di Capodichino sono stati cancellati 10 voli in partenza e 10 in arrivo per effetto della protesta dei controllori di volo iscritti all'USB, mentre per effetto dello sciopero si sono fermate le corse della Circumvesuviana dalle 10 alle 13. Tutto sommato, quindi, disagi contenuti per gli utenti. Per quanto mi riguarda, tutti gli scioperi alla fine sono una protesta e vanno rispettati. Però fermo restando che, diciamo, io essendo che sto nel ramo, conosco i veri problemi della nostra azienda e ti posso garantire che attualmente non sono il patto di stabilità. Ma quello è sempre così a Napoli, e sai chi lo fa, chi non lo fa, non so a che serve questo. Non so se è per la società, per il cittadino, non lo so. Io mi auguro per loro, però se andiamo di questo passo, il cittadino perde tutto, si perde tutto, non c'è nulla più a chi credere, questa è la vera ragione. Sta chi lo fa e chi no, capito com'è? Certamente è disagio, che non vengono dati, capito com'è? Ne ho perso una giornata inutilmente. Io ho preso quelli privati, però la funicolare è funzionata. I pullman a Napoli girano come gira la testa degli autisti, di comanda.